Ciao a tutti, oggi prepareremo le mini cheesecake al pesto e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti. Gli ingredienti sono basilico, olio, parmigiano, pinoli, burro, crackers, formaggio spalmabile e pomodorini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo tritando i crackers, mettiamo all'interno del boccale. Per 10 secondi a velocità 8. Mettiamo da parte i nostri crackers tritati in una ciotola. Adesso andiamo a sciogliere il burro. Per 2 minuti, 50 gradi, velocità 3. Dopo aver sciolto il burro, uniamo i crackers. Amalgamiamo il tutto per 30 secondi a velocità 3. La nostra base è pronta. Andiamo a riempire un contenitore. Le nostre basi sono pronte. Adesso andiamo a riporlo in frigo. Adesso, senza lavare il boccale, aggiungiamo il parmigiano e i pinoli. Tritiamo il tutto per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il basilico. Frulliamo il tutto per 30 secondi a velocità 7, spadolando. Premiamo sul fondo. E aggiungiamo il nostro formaggio spalmabile. E amalgamiamo il tutto per 1 minuto a velocità 3. Il nostro composto è pronto. Andiamo a ricoprire la base della nostra cheesecake. Adesso andiamo a riporla in freezer per una trentina di minuti. Le nostre cheesecake sono pronte, adesso andiamo a guarnirle con il pomodorino. Mini cheesecake al pesto e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta.